news.mybestlife.com. I farmaci antinfiammatori non steroidei sono legati ad un maggior rischio di disfunzione erettile. Gli uomini che assumono farmaci antinfiammatori non steroidei 3 volte al giorno per più di 3 mesi sono più soggetti a disfunzione erettile degli uomini che non li assumono regolarmente. È quanto emerge da uno studio del Kaiser Permanente pubblicato sul Journal of Urology. Lo studio realizzato utilizzando dei dati sanitari digitali, una banca dati sull'uso di farmaci e questionari con dichiarazioni dei pazienti, considerando 80.966 uomini tra i 45 e i 69 anni di età, ha confermato il trend già emerso nelle precedenti ricerche. Secondo Stephen J. Jacobsen, un epidemiologo e responsabile della ricerca per il Kaiser Permanente Southern California, questo studio è un importante esempio di come lavoriamo per comprendere la sicurezza e l'efficacia di ciò che raccomandiamo per i nostri pazienti. Abbiamo iniziato questo studio pensando di giungere ad un risultato opposto rispetto a quello raggiunto. Il passo successivo consiste nell'approfondire per comprendere la fisiologia sottostante a ciò che può succedere con questi farmaci. La disfunzione erettile è un problema comune negli uomini di mezza età e in quelli anziani. Secondo il National Institutes of Health degli Stati Uniti, circa il 5% degli uomini di 40 anni e tra il 15 e il 25% di quelli di 65 anni hanno problemi di disfunzione erettile. In ogni caso, Jacobsen invita ad essere cauti prima di interrompere le terapie con questi farmaci, sostenendo che i benefici sono superiori ai rischi, e a rivolgersi al medico in caso di problemi di erezione. Per saperne di più, www.mybestlife.com.